Agosto di lavoro per la Regione Toscana dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio aretino il 27 di luglio. Assessore, qual è lo stato dell'arte di questo territorio? Beh, intanto a seguito della dichiarazione d'emergenza regionale fatta dal Presidente Rossi abbiamo ieri approvato altri importanti in giunta la copertura per 1.900.000 euro di tutte le sommorgenze presentate dai comuni, secondo quelle che sono le norme regionali, ovviamente la richiesta di emergenza nazionale, nell'attesa che questa venga riconosciuta, c'è un lavoro ovviamente di moral suasion nei confronti del capo dipartimento Borrelli, abbiamo portato comunque atti che danno un po' di respiro alle aziende, quindi l'attivazione del microcredito fino a 20.000 euro, un prestito da rimborsare in 10 anni senza interessi per le imprese artigiane, commerciali, imprese varie e poi una iniziativa specifica per le imprese agricole che hanno avuto veramente ingenti danni in questa parte della Toscana da 25.000 euro a 160.000 euro attraverso una garanzia di Fiditoscana. Fra l'altro stamattina abbiamo aperto questo sportello qui al Genio Civile di Arezzo perché riteniamo che sia necessario anche un supporto fisico costante affinché tutta la modulistica sia compilata nel migliore dei modi, vengano rese tutte le informazioni e i soggetti danneggiati possano beneficiare di queste misure. Il presidente Enrico Rossi nel corso delle sue visite in terra aretina aveva parlato, esclusi i danni all'agricoltura, di 20 milioni di euro di danni a privati e ad aziende a causa degli eventi alluvionali. Ora possiamo aggiungere anche i danni all'agricoltura, quanto ammontano? Beh, i danni all'agricoltura sono ancora in fase di censimento, credo che saranno anche superiori per le aziende che ho potuto visitare subito dopo l'evento, sono superfici estese, devo dire che l'evento è stato veramente molto importante, quindi c'è anche qui un lavoro di censimento diffuso condotto insieme alla Camera di Commercio, alle categorie agricole, anzi invito ovviamente gli ascoltatori a farsi avanti agli sportelli, agli interlocutori vari istituzionali proprio per recuperare tutte queste informazioni. Noi stiamo predisponendo la relazione da inviare al Dipartimento, quindi al Governo centrale, affinché nella iniziativa di legge che dovrà seguire con la definizione delle misure vengano contemplati i danni per la loro reale dimensione. Coloro che hanno subito danni qui a questo numero 4 di via Rigotesta ad Arezzo al Genio Civile, cosa possono trovare allo sportello di Fiditoscana? Beh, troveranno un funzionario dedicato che fornirà loro tutte le informazioni, la modulistica deve essere presentata online ma è molto semplice, però troveranno una persona che sarà qui proprio a fare loro da supporto per tutti i passaggi formali da compiere. Grazie. Grazie a voi.